Buon pomeriggio e bentrovati con Restiamo Uniti, un motto, una speranza, un monito, semplicemente due parole che stanno bene insieme, come cantava Paul McCartney, più nello specifico il titolo del nostro programma, ormai consueto in questa striscia anche natalizia. Restiamo Uniti anche a Natale. Due parole che stanno davvero bene insieme. Lo chiedo al consigliere regionale Maurizio Bruno, ospite con noi in Grazie, studio. direttore. Sì, restiamo ecco, insieme. Anzi, aggiungerei adesso uniti in questo momento particolare, momento ancora di difficoltà in cui sta attraversando, insomma, non solo l'Italia, ma insomma il mondo, questa pandemia. Stiamo attraversando uno dei momenti più, ecco, più difficili dal dopoguerra, eccetera. Però penso che ne usciremo tutti, soprattutto ecco, più forti dal punto di vista caratteriale, perché il fatto di farci stare dentro casa ci sta comunque facendo riscoprire i vecchi valori, quello della famiglia, cosa che molto probabilmente in questi ultimi anni mancava. Allora, il fatto di stare insieme insomma, con la famiglia, ecco, forse è l'unico vantaggio di questo benedetto Covid. Questo benedetto e È maledetto maledetto Covid. Covid. Oggi è il day È il day after, sì. after, il day after dopo le prime vaccinazioni in Italia, in Puglia, anche in provincia di Brindisi. Maurizio Bruno, assessore e consigliere regionale, ma anche già sindaco di Francavilla Fontana, consigliere provinciale, segretario provinciale del Partito Democratico, ha ricoperto un sacco di ruoli, ma nel caso specifico lei è anche un dipendente Certo, dell'ASL. infatti sarei il primo a scappare a fare diciamo, il vaccino. Ecco, questa è la domanda principale che poi sarà il leitmotiv Sì, io della puntata di oggi. sarò uno dei primi. Lei farà il vaccino? Assolutamente sì, Non assolutamente ha sì. paura di fare il vaccino, di No, mutazioni? ma che no, 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 non ci credo. Forse l'unica cosa che ci è rimasta, ecco, crediamo nella scienza, visto che ogni tanto no, abbiamo tante delusioni in Meglio la amore, scienza o in Eder Parisi? politica, però La nella scienza scienza ci o Eder crediamo. Parisi? Tra la scienza. Assolutamente la Ne scienza. parleremo di Eder Parisi, ma lo avevo anticipato perché per qualche strana ragione, appena vado in onda io con la trasmissione, cominciano ad arrivare le prime telefonate. Questo ci fa ovviamente piacere, dovremmo avere già una telefonata, vediamo, di un telespettatore. Buon Pronto? pomeriggio, con chi parlo? Pronto, chiamo da Foggia, sono Ennio. Ennio, lei ha chiamato già un'altra volta forse? Sì, ho già telefonato in altre occasioni. Niente, io diciamo che vorrei fare una domanda relativa chiaramente alla Puglia, che è una regione molto lunga e anche disomogenea, perché fondamentalmente insomma, si può spaccare in 3-4 diciamo, zone geografiche con una cultura propria, una propria identità. Ma la Puglia riuscirà diciamo, a fondersi realmente come regione o al di là di questa situazione che cambia un po' le abitudini di tutti, non avrà mai sostanzialmente un corpo unito o comunque uno spirito unito. Tenete presente che credo che sia una delle regioni più popolose in assoluto e soprattutto ogni zona, al di là di questo momento qui, rivendica comunque qualcosa, a partire dal Salento per finire alla zona di Bari. Anche la zona di Taranto ha un'identità molto forte, diversa dalle altre. Per finire sulla Capitanata, che è un'altra zona difficilissima da assemblare. Per cui voi credete realmente che al di là di una distribuzione di dosi di Covid o altro, si riuscirà politicamente a coordinare le risorse in maniera equa, gli aeroporti, dividere bene, non avere gente che ha da dire qualcosa su questo o su quell'altro? Esiste questo triangolo industriale? Ennio, La lei è Capitanata è stato sempre. chiarissimo. La domanda è per me, per il conduttore o per il nostro ospite, tanto per capire. Per l'ospite, perché Perché io le rispondo, ragionalmente secondo me dice. no. Ecco, questa è la mia risposta. Ma immagino, No, devo essere invece purtroppo devo ringraziare, sincero. no, invece che sai, che è una domanda molto Assolutamente sì, pertinente, grazie molto mille, pertinente, Ennio. Vabbè, quindi. Io l'ascolto. Una No, domanda molto pertinente. Io penso che sia l'obiettivo poi primario, diciamo, ecco, guardate, visto che sono consigliere regionale, dell'intero consiglio regionale, è quello di riuscire a trovare, ecco, al di là delle proprie peculiarità, perché ogni territorio ha la propria peculiarità, però lo stare insieme è fondamentale perché non solo si riesce comunque a calibrare meglio, ecco, diciamo, ecco, i finanziamenti, eccetera, ma soprattutto quello che si riesce a dare anche risposte
Certamente in alcune realtà dove naturalmente si soffre di più rispetto a altre. Consigliere, c'è da dire che il signor Regno non ha detto certo una banalità, i dubbi del signor Regno No, sono no, i dubbi dubbi reali, sono. perché in questi anni la politica ha avuto comunque difficoltà a livello Ha avuto regionale. difficoltà a livello regionale, ci sono state anche tante spinte. Io mi ricordo le battaglie, ecco, c'è, no, anche il consiglio regionale, di un consigliere regionale dell'Eccese, di Paolo, quello naturalmente del Grande Salento. Ecco che sono sicuramente battaglie condivisibili, però è chiaro che bisogna pensare a tenere insieme la Regione Puglia, a tenere insieme, ecco, le varie identità, altrimenti non si va da nessuna parte. Io penso che sia fondamentale che sulle strette, sulle, diciamo, sui percorsi e anche sulle politiche. A tutti i livelli, da quelle sociali a quelle industriali, io penso che bisogna parlare un'unica lingua. È chiaro che poi ognuno proviene dal proprio territorio, ognuno ha la propria peculiarità, però io penso che quelle poche risorse, o meglio, le tante risorse che ci arrivano soprattutto dall'Europa, c'è bisogno di farle arrivare e consumarle e farle arrivare soprattutto nei territori dove naturalmente si soffre di più in questo momento. Signor Regno, è soddisfatto della risposta del nostro ospite? Ha chiuso il signor Regno, però insomma ha No, no, risposto è. il consigliere regionale Maurizio Bruno ad una domanda sicuramente legittima. Diamoci una base, come si dice in gergo, e chiedo alla regia di mandare in onda la scheda preparata per noi da Davide Cucinelli, che ringrazio perché ha dato grande supporto per la realizzazione di questa puntata. Cerchiamo di capire cosa è successo ieri con i primi vaccini, con un focus particolare proprio riguardo a Brindisi. La scheda. Mi sento onorata di essere stata tra le prime ad essere vaccinata e di essere tra i primi vaccinatori. Quindi questo è solo l'inizio e speriamo che arrivi un po' per tutti questa possibilità. È un'emozione. Emozione, il vaccino non fa per niente male, non ho sentito dolore, è indolore. E sono contenta di far parte di questo piccolo gruppo di operatori sanitari che oggi danno l'avvio alla campagna vaccinale. Questa è l'emozione di Patrizia Zuppetta, infermiera dell'ambulatorio vaccinale di Brindisi e dell'ITA Mastrovito, assistente sanitaria del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL Brindisina, tra le prime ad essere vaccinate nella città adriatica, dopo il presidente dell'Ordine dei Medici Arturo Oliva. La consapevolezza di partecipare ad un momento storico che segna un passaggio di speranza per il mondo intero. La pandemia è infatti un'emergenza globale, ma che poi tocca da vicino i singoli territori. Sono 80 i vaccini anti-Covid 19 giunti in provincia di Brindisi per questa giornata simbolo dedicata in tutta Europa ai Vax Day. Ora spazio ad un sostanzioso rifornimento settimanale che entro il mese di febbraio dovrebbe portare alla vaccinazione di tutti gli operatori sanitari e delle categorie a rischio, per poi passare a tutte le altre categorie. E allora, consigliere, una scheda, come dire, che ancora di più ci Certo. regala un po' di speranza, anche Sì. questi applausi, queste parole che vengono utilizzate, questi sguardi che abbiamo letto negli occhi di chi ieri è Certo. stato Sì, vaccinato. effettivamente è stata una giornata importante, no? Dove naturalmente, vi ricordate, qualche mese fa avevamo solo un obiettivo, quello naturalmente che il vaccino arrivasse quanto prima possibile qui in Italia. Ecco, è arrivato. Io penso adesso, bisogna mettere nelle condizioni soprattutto il governo e il Ministero della Salute a farla arrivare quanto più breve possibile a tutti quei soggetti a rischio. E io penso che, guarda, non sarà facile, ma se lo si fa comunque con molta determinazione, io penso che l'obiettivo sarà raggiunto, quello naturalmente di riuscire a vaccinare quante più gente Si possibile. parlava da fonti regionali, quindi parliamo chiaramente dell'assessore Lopacco e del presidente Emiliano, di una percentuale di vaccinati in Puglia diciamo piuttosto alta da raggiungere nei prossimi 6 mesi. Sì, tenuto conto che fra gli operatori, poi naturalmente tutte le persone anziane dell'RSA, tutte le persone anziane, insomma, diciamo non sarà facile, tenuto conto anche che abbiamo anche poche persone che potranno fare questo tipo di lavoro, ecco perché la possibilità anche di chiamare quanto più infermieri possibile, cioè ripeto, si crea anche un volano all'interno, insomma, abbastanza importante e che non possiamo assolutamente permetterci di perdere. Assolutamente, parleremo anche di RSA, lo faremo con il sindaco di Fasano, con cui ci collegheremo tra qualche minuto, perché Fasano ieri ha vissuto una giornata Sì. davvero particolare. Noi però abbiamo un'altra telefonata con chi abbiamo il piacere di parlare. Io sono Giuseppe Taccardi.
Salve signor Giuseppe, da dove chiama? Io chiamo da Massafra, in provincia di Taranto. Buon pomeriggio, signor Giuseppe. Io prendo un Medrol 2 mg. La sento male, chiedo alla regia di alzare il volume. Detto, prende un farmaco. Prende un farmaco. Prendo un farmaco. Il colesterolo. Vabbè, prende un farmaco per il colesterolo. Lei ci chiama perché ha avuto problemi con... No, non per il colesterolo. Io prendo un farmaco per l'artrosi. Per l'artrosi. Medrol 2 mg. Sono bugiardino. Leggo che io non posso fare il vaccino, quello Covid, se il vaccino è vivo o vivo attenuato. Però posso prenderlo se il vaccino è vivo, è morto o inattivo. Come mi devo comportare? Ecco, come si deve comportare? Ascolti, io non sono chiaramente un medico, però direi che la prima cosa che deve fare è chiaramente contattare il medico di famiglia. Col suo medico di famiglia. Il medico di famiglia gli darà tutte le informazioni del caso. Il medico di famiglia, anche perché, ripeto, saranno avvantaggiati soprattutto le persone che hanno determinate patologie, oltre al fatto dell'età. Perciò io penso che ci siano tutte le condizioni che nel più breve tempo possibile lei rientra in una di queste categorie. Però è chiaro che il medico di famiglia, che secondo me sono il punto più importante di questa campagna, è proprio il ruolo e la funzione del medico di famiglia. Penso che il medico di famiglia le potrà dare maggiori indicazioni. Signor Giuseppe, le chiedo anche, ora che chiudiamo la telefonata, non possiamo rispondere in questo momento la sua domanda, che è chiaramente piuttosto tecnica, ma dica in regia l'esatto nome del farmaco, che poi più avanti cercheremo di informarci, perché sono chiaramente aspetti che dovranno essere presi in considerazione. Signor Giuseppe, grazie per aver chiamato, cercheremo di dare risposta alle sue domande, ma nel frattempo la raccomandiamo, chiami il suo medico di famiglia, consulti il suo medico di famiglia, chiaramente per per tutti i chiarimenti dovuti appunto al vaccino. Grazie mille al signor Giuseppe, buon pomeriggio. Consigliere, in effetti sì, la gente vuole sapere, è preoccupata, perché chiaramente credo che abbiamo chiuso la telefonata. Sì, signor Giuseppe? Sì, io prendo metro 2 mg. Sì, chiedo alla regia, mi scusi signor Giuseppe, chiedo alla regia di abbassare il ritorno. Dica alla regia, così la regia può segnare il nome del farmaco e poi ce lo passeranno, così cercheremo anche di informarci. Torniamo qui in studio, consigliere. Beh, diciamo che come le campagne anti-influenzali, no? Naturalmente vengono avvantaggiate, cioè nel senso che le persone più soggette a rischio, perciò i cardiopatici, ecco, e penso che sia anche lo stesso percorso. È chiaro, non sono un medico, non posso naturalmente dare indicazioni più specifiche. Però penso che i medici di famiglia sono le persone più, più giuste in questo momento a dare le risposte più opportune alle tante domande che arriveranno dai tanti cittadini. Però la cosa più importante che voglio dire è quello, vaccinatevi, questa è la cosa più importante. Se vi è la possibilità dobbiamo farlo, perché ne va non solo della propria salute ma anche della salute di chi sta vicino a te. Perfetto, mi dicono dalla regia che non abbiamo ancora il sindaco di Fasano, me lo confermano? Che siamo comunque, ancora non ce l'abbiamo, lo proviamo, continuiamo a riprovare, perché tra poco sarà disponibile Francesco Zaccaria. Allora io direi a questo punto, per guadagnare tempo, chiedo alla regia di andare a ripescare le interviste realizzate ieri sempre dal nostro Davide Cucinelli. Possiamo ascoltare le parole realizzate ieri da Cucinelli in questa intervista, le parole del direttore generale dell'ASL di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, che parla appunto proprio del vaccino anti-Covid. E oggi rappresenta il giorno della ripartenza, diciamo così. Sarà un percorso lungo che richiede una grande organizzazione. Dovremo, nella storia, penso, dell'umanità, non si è mai verificata una vaccinazione di massa di questo tipo. Ci stiamo organizzando con le attrezzature, con i luoghi e anche col personale per poter garantire nel corso di tutto il 2021 la vaccinazione della popolazione. La vaccinazione dei sanitari ha in primis lo scopo di ovviamente dare sicurezza al sistema sanitario e poi anche di dare, come dire, un segnale importante alla popolazione, che possiamo anche comprendere ha dei dubbi in questo momento per un vaccino che è stato preparato in pochissimo tempo. Però i sanitari hanno
avuto le giuste informazioni, si sono documentati, sanno cosa vanno incontro, quindi loro sono assolutamente consapevoli di non correre nessun rischio e di fare la cosa giusta e di dare il segnale giusto a tutti quanti noi. Oggi sono le prime 80 dosi che arrivano nella provincia di Brindisi, quali saranno i tempi e le prossime tappe? I tempi saranno dettati dal governo della regione Puglia. Sappiamo che dovremmo partire con l'organizzazione più importante a metà gennaio, dove inizieranno ad arrivare le dosi che dovranno essere sempre somministrate al restante personale sanitario. Su questo siamo già organizzati, siamo pronti, abbiamo fatto gli acquisti che dovevamo fare, quindi siamo consapevoli di poter dedicarci quest'anno finalmente alla ripresa della nostra vita sociale. Consigliere, siamo davvero pronti, come dice Pascolone? A nessuno è sfuggito che nonostante una massiccia campagna di promozione per quanto riguarda il vaccino anti-influenzale, di cui abbiamo cominciato a parlare davvero in tempi non sospetti, a giugno. Ho fatto le prime interviste, sì. Mi raccomando, vaccinate e quant'altro, poi è arrivato il momento di vaccinarsi, ma i vaccini non c'erano. Io stesso ho fatto il vaccino pochi giorni fa, sono riuscito finalmente dopo mesi di attesa. Ora, in una situazione di questo tipo, in un contesto di questo tipo, siamo davvero pronti? La ASL, la Regione sta facendo tutto quello che serve per... Ma io penso che già il fatto che questa volta è intervenuto anche l'esercito, no? Non so se è perché è stato... Quando interviene l'esercito, voglio dire, su questo, ma io penso che, ripeto, non sarà facile perché coprire tutta l'80% della popolazione, però io penso che ci siano, insomma, tutti, ecco, sia il percorso ormai è segnato. Ci vorrà un po' di tempo, però penso che si arriverà, ecco, a coprire tutta la popolazione. E soprattutto, ecco, coprire subito le persone che naturalmente hanno più bisogno, ripeto, a chi ha diciamo, una determinata età, a chi ha determinate patologie, alle persone che vivono, che purtroppo stanno nell'RSA. Io penso che quelli sono i soggetti che nel più breve tempo possibile bisogna intervenire. Assolutamente. Parlava di nuovo di RSA, il consigliere Bruno, e l'argomento casca a fagiolo, come si suol dire, perché con noi, lo vedo in collegamento nella finestra, in collegamento via Skype, c'è Francesco Zaccaria, il sindaco di Fasano, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio, sindaco. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie a lei per aver accettato. Allora, ciao Francesco. Saluto naturalmente a Maurizio. Ciao Francesco. Che sono i momenti più belli, quelli proprio da caramba, che sono in questo momento. Chiaramente restiamo uniti, il nome del programma, ed è bello che anche tra gli ospiti ci siano questi scambi. Sindaco, non è un caso che lei sia qui oggi, non è un caso che lei abbia chiesto, abbia insistito per avere la sua presenza qui oggi. Ieri per Fasano, vogliamo dirlo insomma a tutti i nostri telespettatori che ci seguono in tutta la Puglia, non solo, ieri per Fasano è stata una giornata importante, è vero? Sì, è stata una bella giornata perché siamo stati indicati dalle strutture Pacis, ma... Cerchiamo di ripristinare il collegamento, forse c'era un aspirapolvere in giro, non qui. No, si tratta della ventola del computer. Ok, allora sembrava un aspirapolvere, ma in effetti la ventola del computer fa quel rumore. Sindaco. Somiglia. Quindi è stata una giornata molto importante e anche emozionante, perché vedere gli anziani vaccinarsi dopo tanta sofferenza, anziani che sono rimasti soli per più di 10 mesi senza ricevere le visite dei propri familiari, è stata una sensazione molto bella. Nei prossimi giorni seguiranno anche le vaccinazioni nelle altre due RSA che abbiamo a Fasano, abbiamo 3 strutture a Fasano che fortunatamente, incrociamo le dita, non hanno mai conosciuto il Covid al loro interno. E quindi è stata veramente una bella giornata. Naturalmente questo, come è stato più volte ribadito dai miei colleghi e da ovviamente i commentatori nazionali, non significa che bisogna abbassare la guardia, anzi, però è comunque un momento di gioia e di speranza che ci fa vivere i prossimi mesi, che comunque saranno intensi, con grande ottimismo. Sindaco, peraltro mi pare che oggi pomeriggio in una RSA, forse la stessa proprio dove ieri si è operata la vaccinazione, ci sarà anche un bel evento dedicato alla musica, all'arte e comunque proprio... Sì, noi come sapete quest'anno, meglio di me, non ci sono stati eventi organizzabili per tutto il Natale, quindi abbiamo pensato di portare nello spazio
negli spazi antistante le strutture un'orchestra che possa, come dire, suonare per gli ospiti dell'RSA, che potranno ovviamente assistere dall'interno. È un segnale, quindi è una carezza che la nostra comunità ha agli ospiti dell'RSA, perché come detto loro sono le persone che molte volte ci hanno educato, che hanno costruito la società in cui oggi viviamo, e quindi in questi 10 mesi hanno vissuto in solitudine con il peso, oltre dell'età, anche del pericolo Covid, e quindi ci è sembrato giusto, ecco, rendere omaggio a loro con questa iniziativa che in qualche modo li, insomma, ci unisce e ci fa sentire più vicini a loro. Ed è, credo che Bruno sia d'accordo con me, un'iniziativa bellissima. Stavamo vedendo anche le immagini registrate proprio ieri durante la vaccinazione. Quello dell'RSA è un problema chiaramente che riguarda tanto gli ospiti quanto i parenti, quanto i parenti degli ospiti, perché non si... Cioè, il fatto di non poterle... Non possiamo toccare i nostri cari. No, ma come diceva prima il sindaco, no? Insomma, là c'è gente che ha fatto... Ecco, ha fatto l'Italia, poi noi ha fatto l'Italia, perché è gente che purtroppo adesso per l'età, per tanti problemi, adesso vivono nell'RSA, e pensare solamente di non poter, ecco, andarli a visitare, pure a scambiare, ecco, un dono, un saluto, un abbraccio, ecco, un bacio, è veramente qualcosa di straziante. E per fortuna, ecco, queste sono le belle iniziative che danno, ecco, ecco, poi sono le cose belle per chi amministra, no? Una città o qualsiasi ente, insomma, il poter dare un conforto a chi in questo momento naturalmente si trova in difficoltà. Assolutamente sì. Sindaco, io la ringrazio, è stato gentilissimo, complimenti anche per quello, per come state gestendo questa emergenza. Vuole lanciare un appello anche lei per quanto riguarda la vaccinazione? Sì, io mi auguro che al di là delle polemiche, che sono ovviamente immancabili, io ieri ho scritto qualcosa sul mio profilo e sono arrivati immediatamente tutti i Novax Italia. E quindi l'invito che faccio è quello di, come dire, vivere serenamente questo momento, affidandosi a chi da decenni studia e fa ricerca su questo campo. Il vaccino è sicuro, lo hanno detto tutti gli organismi preposti, ed è l'unica speranza che abbiamo per poter tornare a vivere serenamente. Quindi, sindaco, tra la scienza e l'Eter Parisi, lei sceglie? Io scelgo la scienza. Considerate che Fasano è l'unica città in Puglia ad organizzare il Festival della Scienza, lo abbiamo fatto 3 anni fa, proprio in piena polemica dei Novax, non so se ricordate sulla vicenda, 3 anni fa c'era un movimento, diciamo, d'opinione che spopolava in rete, e noi per reagire a quell'andazzo abbiamo organizzato a Fasano il Festival della Scienza, che mi sembra Puglia, che è stato finanziato anche dalla Regione Puglia e del quale siamo molto orgogliosi, con la direzione scientifica della senatrice Cattaneo. Quindi su questo non abbiamo dubbi, speriamo che ci sia veramente un'adesione senza se e senza ma. Assolutamente sì. Io ringrazio il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria. Grazie mille, sindaco, per questo contributo prezioso. Un buon pomeriggio e una buona vaccinazione. Grazie, arrivederci. Ciao, Francesco, ciao. Chiaramente, sindaco, non la prenda male, ma cambi la ventola del PC. Questo è un consiglio che le do da nerd, diciamo. Sì, no, mi... Devo lamentarmi con il responsabile dell'ufficio informatica. Grazie mille, sindaco. Un buon pomeriggio. Al netto della ventola del sindaco di Fasano, che chiaramente qualche problemino ce l'aveva, il sindaco ci ha fornito, secondo me, tanti spunti di riflessione importanti. Gli anziani che si vaccinano, questo forse è un segnale bellissimo per tutto il paese, per la Puglia, per la provincia di Brindisi in questo caso. E poi l'appello, come dire, di aggrapparsi, di credere alla scienza. Anche perché, voglio dire, è l'unica... se non ci aggrappiamo io e lei, se la gente dovesse credere a quello che diciamo io e lei, no, francamente, ma che fine farebbe l'Italia? Certo, quindi sicuramente meglio... Abbiamo almeno un punto di riferimento. Che assolutamente, quindi fidiamoci degli scienziati, fidiamoci dei medici. E a tal proposito chiedo alla regia di andare a recuperare l'intervista realizzata sempre dal nostro infaticabile Davide Cucinelli, che ieri ha fatto un lavoro
incredibile, gli è mancato solo il vaccino, a dire il vero, ma l'avrebbe fatto, ad Angelo Greco, il direttore del Dipartimento di Cure Primarie dell'ASL di Brindisi. Vediamo l'intervista. È una giornata importante perché c'è la partenza e perché inizia un percorso, finalmente un percorso concreto di attacco al virus. Ci siamo difesi in tanti modi in questo periodo, con i dispositivi, con il distanziamento sociale, continueremo a farlo, però questa è un'arma che ci consente di immunizzare la popolazione. Quindi, al di là di quello che accadrà in questa giornata in cui faremo le prime vaccinazioni, noi pensiamo di diffondere, a partire dalle categorie più fragili, la vaccinazione in maniera da arrivare alla copertura quanto più larga possibile, noi speriamo, entro la fine dell'estate. Questa è la speranza entro la fine dell'estate, insomma 6-7 mesi, sì. Saranno fondamentali, sì. I prossimi mesi, le prossime settimane saranno assolutamente fondamentali. Da Brindisi ci spostiamo invece sullo Ionio per un altro collegamento, sempre una videochiamata, mi dicono di aspettare, sta preparando, ma tra poco stanno perfezionando il collegamento con Mario Balzanelli, il presidente nazionale di SIS 118. Bruno, è fattibile? 6-7 mesi ce la facciamo? Penso che sì, ne è avuto uno, perché oggi ho visto un dato con calcoli matematici, no? In base a tutti i vaccini fatti ieri, servirebbe molto personale per poter fare sì, questo chiaro. Discorso. Però i tempi sono quelli, speriamo in autunno. Bene. Bruno, abbiamo nel frattempo anche una telefonata, mentre cerchiamo di sistemare anche la videochiamata con il direttore Balzanelli, vediamo se riusciamo a... con chi parliamo? Buon pomeriggio. Da Modugno. Il signor? Giordano Basilio. Signor Giordano, mi dica tutto. Non so, io voglio parlare, non so, state pubblicando questa trasmissione. Sì. Si può vedere? Sì, la può vedere. Canale 13 del Digitale Terrestre, canale 85, oppure ci può vedere anche in streaming. Buongiorno a voi. Buongiorno, buon pomeriggio. E questa è la domanda, voleva sapere... Un ringraziamento a voi. No, grazie a lei. Che ci date la verità. Quella ci proviamo, non sempre chiaramente ci riesce bene. Ringraziamo il nostro telespettatore, continua a seguirci, grazie per aver chiamato, ma abbiamo pronto Balzanelli, buon pomeriggio Presidente, Mario Balzanelli. Buon pomeriggio a tutti voi. Chiedo alla regia di sistemare l'audio, Balzanelli ha una voce fortissima, importante, squillante, quindi alla voce di chi ora ci dice perché ci dobbiamo vaccinare e soprattutto questo vaccino, che cosa c'è dentro questo vaccino? È vero che c'è una mutazione genetica, Presidente? No, il vaccino è un'arma importantissima che a livello planetario si è messa a disposizione, peraltro in tempi rapidissimi, perché il flagello che noi denominiamo SARS-CoV-2 praticamente sta compiendo stragi dopo stragi, abbiamo 61.000 morti nel nostro paese e siamo alla vigilia di una temutissima terza ondata che potrebbe avere conseguenze nefaste per l'Italia e per l'Europa, io direi anche per tutto il mondo, quindi noi salutiamo molto favorevolmente il vaccino che peraltro è stato costruito in modo innovativo e in un contesto geniale per impostazione. Io cercherò di riassumere brevemente perché è straordinario, perché per la prima volta nella storia della medicina si sta immettendo nell'organismo una informazione genetica, una specie di messaggero, chiamiamolo così, si chiama RNA. Questo messaggero in qualche modo fa sì che l'organismo produca le proteine denominate S, spike, che sono fondamentalmente quelle con le quali il SARS-CoV si aggancia ai recettori che stanno nel nostro organismo, che si chiamano recettori ACE in prevalenza. In qualche maniera questo messaggero fa sì che l'organismo produca questi aculei, queste spine, queste proteine che chiamiamo S, simili fondamentalmente appunto a delle spine.
Presidente, leggendo su Facebook... Riccio di mare, ecco. Cosa succede? Che sì. Producendo queste proteine, laddove noi producessimo queste proteine, le cellule del sistema immunitario immediatamente le analizzano e costruiscono gli anticorpi che incominciano a girare nel nostro sangue. Quando dovesse entrare il SARS-CoV, trova già anticorpi specifici che aggredirebbero queste proteine, in questo caso del virus, perché già addestrati a costruire anticorpi per lo stesso virus. Quindi, entrando il virus nell'organismo, trova anticorpi preformati, linfociti già sensibilizzati a costruire queste proteine, e fondamentalmente trova una risposta immunitaria in grado di neutralizzarlo, comunque di disattivarlo in modo rilevante. O meglio di così, io penso che non si potesse spiegare. Presidente, ora lei è stato chiarissimo, e così da profano, a me sto vaccino sembra una figata, un prodigio effettivamente della scienza. E allora mi chiedo a lei, Presidente, ma anche al mio ospite Bruno, perché su Facebook, sul web, c'è chi dice no al vaccino, c'è chi parla di mutazioni genetiche che sembra un film della Marvel? Perché c'è chi dice no a questo vaccino, no, il vaccino è pericoloso? Perché, Presidente? Evidentemente perché chi parla e chi discute non ha competenze, conoscenze. Ma tipo Eder Parisi, Presidente. Specifica, vorrei tranquillizzare, io ho letto addirittura la paura che questo messaggero si vada ad integrare nel DNA, nel nucleo delle nostre cellule, l'mRNA non entra nel nucleo. Quindi stiamo assistendo un attimo al profluvio di inesattezze rilevanti, alla diffusione sistematica di un panico e fondamentalmente di un'isteria generalizzata, certo, che nega la ragione, nega le evidenze. È vero che questo è un vaccino per cui si è andati di corsa, ma è anche vero che al di là del vaccino e dei monoclonali, le terapie specifiche sono fondamentalmente estremamente insufficienti e abbiamo una situazione di emergenza planetaria. Peraltro questi meccanismi, al di là di qualche reazione allergica, non producono di fatto nessun tipo di pericolo tale per il quale si possa dire io no, non lo faccio. Quindi dalla combinazione del vaccino e di anticorpi monoclonali super selettivi per il virus, in grado di colpire il virus non appena entra nell'organismo, che presto saranno messi in circolazione tranquillamente anche nel nostro paese, per quella fascia di popolazione che non vorrà o non potrà vaccinarsi, io credo che a distanza quasi di un anno si è data una risposta istituzionale e dal punto di vista scientifico mondiale importantissima per il contrasto a questa tragedia che chiamiamo pandemia da Covid-19. E lei ha fatto il vaccino già? Ma io veramente ho appena sviluppato la negatività da qualche giorno, perché mi sono ammalato di Covid-19, sono stato ricoverato nell'ottima terapia intensiva respiratoria del Moscati, diretta dal dottor Dalagni. Ecco, e fondamentalmente ecco, quindi i miei anticorpi attualmente mi proteggeranno per 3 mesi, 6 mesi al massimo. Presidente, ecco, lei che ha avuto gli anticorpi si ridurrà, vi assicuro che io corro a farmi il vaccino. Presidente, lei che ha avuto il Covid, mi pare di capire anche i sintomi del Covid, vuole spiegare perché dobbiamo vaccinarci? Perché è un'emergenza vera? Perché si precipita da un momento all'altro. Io avevo soltanto un po' di tosse, fastidiosa, ripetitiva, secca. La condizione più sconcertante della Covid-19 è che le condizioni cliniche precipitano improvvisamente e ci si accorge di avere fame d'aria, di aver bisogno di ossigeno per vivere. Sono situazioni che in poche ore possono portare una persona anche priva di tutta una serie di fattori di rischio che avevamo identificato nella fase 1, il sovrappeso, la pressione, il diabete mellito, a finire in rianimazione, intubata, in coma farmacologico. Noi abbiamo persone che non avevano assolutamente niente, avevano un fisico straordinario, longilineo, muscolare, palestrati, tutto quello che vogliamo, atleti, eppure sono morti. Sono morti schiantati da uno scompenso multiorganico che si è ingenerato per questa risposta infiammatoria sistemica che ha distrutto l'organismo. Quindi è pericolosissima, infida. Pensate che
oscilla da uno spettro variabile di un banale raffreddore o di quadri totalmente asintomatici, fatto salvo nei casi ma, più fortunati, ma non è, ma la non perdita è... del gusto dell'olfatto, ha una condizione disastrosa di shock settico, di scompenso multiorgano. Non è un banale raffreddore. Io ringrazio Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, per questa importantissima testimonianza. Ha parlato con la lingua dritta, diceva Tex Wheeler. È stato chiarissimo. Grazie mille, grazie presidente. A voi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ringraziamo Mario Balzanelli. Bruno, lei resti lì, non si muova, stia fermo, perché ora va la pubblicità. Esatto, torniamo. Niente così bravo, mi fai. Chi dorme bene vive meglio e Sonno Dolce Sonno è qualità del dormire, con una vasta gamma di prodotti di assoluta qualità, offerti sempre con il miglior rapporto qualità-prezzo. Materassi, cuscini, reti in faggio, poltrone relax e coperte in lana merinos, solo prodotti certificati, con in più un prezioso servizio di consulenza, preventivi e consegna gratuita. Sonno Dolce Sonno, a Francavilla Fontana in via Umberto Salerno 82. Dormire secondo natura. Siamo aperti regolarmente. Nessun giorno è uguale all'altro. Ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico, il rito del caffè. Che sia al bar o che sia a casa, Caffè Fadi è sempre con te. Caffè Fadi, una bella sorpresa. Liceo Ettore Palumbo di Brindisi. Tre indirizzi, un'unica identità culturale per diventare protagonista della società del domani. Una scuola accogliente, inclusiva, in costante dialogo con le famiglie e il territorio. Insieme valorizziamo le tue inclinazioni. Liceo Palumbo, il tuo futuro è adesso. Il tuo futuro è qui. Per la pubblicità su Canale 85 chiama o invia un WhatsApp al 388-795-5627. Le nostre risorse, le tue opportunità. Rieccoci in studio, siamo sempre in diretta, come c'è sempre il consigliere regionale Maurizio Bruno, ma idealmente possiamo dirlo, cioè, c'è davvero un sacco di gente, ci sono tante chiamate che stanno arrivando, la gente vuole sapere, vuole informarsi, stiamo cercando di informare, di raccontare quello che è quella che è l'emergenza sanitaria, ma quello che è e sarà il vaccino anti-Covid. Ma è stato importante ascoltare il responsabile 118. Molto, è stato un bel intervento. Perché oltre a operare sul campo è uno che ha vissuto sulla propria pelle, diciamo, il Covid. Bruno, noi stavamo parlando prima. Infatti. Come si fa? Perché posso, ecco, stavamo dicendo, fra di noi, si può commentare, no, su un, tutti siamo allenatori di pallone, ognuno dice la sua, cioè, però insomma non si può giocare, non si può scherzare sulla vita umana. Ecco, e quando naturalmente qualcheduno si permette di scrivere cose che non hanno senso da un punto di vista anche scientifico rispetto anche alle cose che, ripeto, il responsabile 118 di Taranto ha detto, veramente ti cadono le mani. Non solo le mani, ma non mi faccio essere volgare, consigliere. Noi abbiamo un'altra telefonata in diretta, con chi parliamo? Sono Giordano, sempre da Modugno. Ah, di nuovo il signor Giordano, dica. Mi avete tutto... ma non la sentiamo bene, qual è la domanda, signor Giordano? La domanda, io ho perso mia moglie, l'ho visto, sempre col Covid. Ecco. Che ci vuole dire, signor Giordano? Ci dispiace tanto, chiaramente. Che ci vuole raccontare? È che la sanitaria in Italia fa schifo. È questa. Fa molto schifo. Pensano a rubare, chissà, rubano sulla vita delle persone. Siamo in ritardo, lo sapevano loro, lo sapevano già dell'anno scorso questo fatto qua. E purtroppo sono sempre i poveri innocenti che muoiono. Muoiono i poveri innocenti. Signor Giordano, diciamo. Come si sono morti i medici,
che va un merito a questi medici che si sacrificano 24 ore sopra 24 ore. E guarda, la cosa più vergognosa, chi c'ha di più deve dare un premio a queste persone. E di questo siamo sicuri. Come si chiamava sua moglie, signor Giordano? Patriziella Emilia. Io la ringrazio per aver chiamato e comprendo, la sua rabbia, chiaramente. Io ho una rabbia, perché lo disse, rubare sulla salute dei cittadini, sulla vita delle persone, è un reato da condannare, che anche il Signore non li perdonerà. Assolutamente, grazie mille signor Giordano, noi prendiamo grazie a voi. Grazie per aver chiamato. Grazie a voi. Signor Giordano era arrabbiato e probabilmente ha tutte le ragioni di questo mondo, ora a prescindere dalle accuse, però diciamo che il Covid ci ha buttato in faccia una verità, che noi avevamo comunque in Italia, ma a questo punto anche in Europa, un sistema sanitario che qualche ritardo effettivamente ce l'aveva. Ora, chiaramente, anche a sapere del Covid a febbraio, questo gap non lo vai chiaramente a sopperire in pochi mesi. Ti posso dire una cosa, dobbiamo anche mettere anche in evidenza che almeno il Servizio Sanitario Nazionale, quello italiano, è forse uno dei pochi che ancora riesce a tutelare in qualche modo qualsiasi fascia. È un sistema pubblico. Rispetto a tante altre, insomma, centinaia e migliaia di morti negli Stati Uniti è la dimostrazione. Ne parleremo. Ecco, purtroppo, diciamo, si è sbagliato negli ultimi decenni, insomma, i tagli alla sanità, e ripeto, è per fortuna comunque abbiamo ancora una sanità pubblica, per fortuna ancora. C'è da dire che, ripeto, la storia del signor Giordano, che ha chiamato prima, quella rabbia, lo so. È una rabbia che è condivisa da tante altre persone in tutto il mondo. Non è facile poi andare a commentare questo tipo di situazioni. Ad ogni modo, il signor Giordano diceva una cosa giusta, una cosa corretta, ovvero che ci sono i medici che sono degli eroi. Certo. E io ho un medico eroe, ma anche, devo dirlo, opinion leader con la sua pagina Facebook, il suo blog Facebook per conto di Smith. Abbiamo Saverio Cinieri, presidente degli oncologi italiani, ma anche primario di oncologia dell'ospedale Perino di Brindisi, e da poche ore neo vaccinato al coronavirus. Buon pomeriggio, dottore. Buongiorno. Ciao, buongiorno, dottore. Dottore, lei ieri si è vaccinato. Allora, cerchiamo di capire una cosa. Ha notato... Aspetta, volevo contestare il termine eroe, però. Io non mi sento eroe di nulla. Ma gli eroi sono così. Gli eroi sono così, eh. Io ho una grande cultura fumettologica, diciamo così. Gli eroi solitamente non si sentono mai eroi, ma io credo che nel caso di specie, non voglio imbarazzarla, dottore, lei lo sia per davvero, e non certo perché ieri ha fatto il vaccino, ma ci vuole raccontare meglio di chiunque altro quelli che sono gli effetti. Dottore, qua c'è gente in giro che dice che il vaccino crea mutazioni, lei si sente mutato, le è spuntata una coda in queste ore. No, non mi sento mutato perché già ero mutato prima, quindi tra l'altro abbiamo una foto. La cosa allucinante in tutta questa infodemia. Intanto vediamo la foto, dottore, di lei ieri che si è vaccinato, e tra l'altro con quella sciarpa, quindi si può essere anche fashion mentre ci si fa il vaccino al Covid. Quindi questa è la cosa. La sciarpa era per nascondere la pancia, fondamentalmente, per le foto. In realtà, in tutta questa infodemia che si è verificata per la pandemia Covid, ho visto e letto, come tutti noi, delle cose incredibili, compreso il fatto che il vaccino porti mutazione. Allora, il vaccino che è stato somministrato in Italia, che è la prima tranche dei vaccini che sono arrivati al nostro paese, è un vaccino a RNA messaggero, non DNA, RNA. Un minimo di cultura di base biologica ci dice che l'RNA non entra dentro il DNA, ma porta un messaggio e quindi non può dare nessuna mutazione di nessun tipo. Fondamentalmente è un vaccino contro le proteine spike che sono presenti sulla superficie del virus Covid-19, e quindi è un vaccino di nuova concezione. E lo stesso meccanismo d'azione di come vaccino ce l'ha il vaccino di Moderna, che è il secondo vaccino approvato da FDA, verrà approvato da EMA il 6 di gennaio, e probabilmente sarà la seconda tranche di vaccini che arriveranno in Italia. Poi ci sono altri gruppi di vaccini che sono quelli a virus attenuati, che sono quelli successivi e che sono ancora in corso di fine corsa per la sperimentazione.
Voglio ricordare a tutti che il vaccino Pfizer-BioNTech è un vaccino che è stato già pubblicato, i cui dati completi sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine con lo studio randomizzato, quindi vaccino verso placebo, e hanno dimostrato che nel braccio del placebo, cioè di acqua e zucchero, ci sono stati 162 casi di Covid e nel braccio col vaccino 9, per cui vuol dire che la protezione non è assoluta, ma nulla in medicina è assoluto, ma dà una protezione intorno al 95-97% da infettarsi dal Covid. Ieri in questo Vaccine Day, fra i 2000 italiani che si sono vaccinati sono stato anch'io, ma soprattutto perché porto il messaggio verso i pazienti oncologici, nel senso che anche i pazienti oncologici devono e possono vaccinare quando arriverà appunto la sequenza. Noi come società scientifica stiamo chiedendo appunto che vengano inseriti fra primi per primi, anche se nelle sperimentazioni ufficiali non ci sono pazienti oncologici, come ovvio che sia. Certo. Ma neanche nelle vaccinazioni del vaccino anti-influenzale, cioè è ovvio. Ma noi consigliamo come raccomandazione da anni, e siamo stati la prima società scientifica al mondo a farlo, di vaccinare contro l'influenza i pazienti oncologici. In queste ore ho sulla mia scrivania in preparazione il documento che AIM sta elaborando per mandarla ai soci e poi per farci dei comunicati stampa sulla vaccinazione anti-Covid per i pazienti oncologici. Dottore, mi ha chiesto Michele che effetti collaterali ha avuto. Fondamentalmente nulla, se non una grande emozione, perché insomma dopo una pandemia della durata di un anno, essere fra i primi in Italia che si vaccinano contro questo virus che così implacabilmente ha cambiato le nostre vite, dà sicuramente emozione. Non ho sentito nulla di diverso della punturina del ago da vaccino nel braccio, e in serata ho avuto del dolore, una reazione locale, niente di drammatico, che ha previsto soltanto un brand antidolorifico nella sede di iniezione, come succede nel 90% dei vaccini. Il dolore al momento è praticamente scomparso, sto bene, non sono mutato e spero di continuare a stare bene. Il vaccino prevede una seconda somministrazione che è già prevista il 18 di gennaio, 22esima giornata, e poi dopo una settimana dalla seconda somministrazione dovremmo essere immunizzati. L'immunizzazione non sarà completa per tutti, e quindi su questo vedremo i dati, certo. E soprattutto l'immunizzazione non sappiamo ancora oggi quanto dura. Esatto, c'è il rischio chiaramente che quello del Covid, del vaccino Covid, diventi poi una sorta di tradizione annuale da ripetere fino a quando poi non arriverà un vaccino definitivo, è vero? Ma il rischio c'è come sempre in medicina. Come ogni anno andiamo a vaccinarci per l'influenza. L'influenza. Ecco. Sì, in realtà la vaccinazione contro l'influenza annuale è un pizzico diverso, perché il virus, quelli che chiamiamo virus dell'influenza, si modifica in maniera sostanziale e ogni anno sono completamente diversi dall'anno prima, per cui il vaccino che è richiesto è un vaccino diverso ogni anno. Ricordo in questa trasmissione che c'è un'opera meritoria svolta dai cosiddette sentinelle dell'influenza, che sono i medici di famiglia di tutto il mondo che vanno a dire: ok, ho visto un caso di influenza, e dalla base di quello parte l'infezione, l'influenza. In Italia in questo momento l'influenza non è ancora arrivata, non è conclamata, alle nostre latitudini di solito arriva verso gennaio-febbraio, anche perché siamo più giù, siamo più al caldo. Quest'anno l'influenza probabilmente sarà meno importante degli altri anni, perché usando le mascherine e evitando i contatti sociali, probabilmente, come è già successo in Australia, loro sono esattamente dalla parte opposta climaticamente del mondo rispetto a noi, come è già successo in Australia, l'infezione da virus influenzale si è ridotta del 50%, quindi una riduzione sostanziale. Io non so, in realtà, non so bene quanto possa mutare ogni anno il virus del Covid per far sì che ogni anno bisogna fare un vaccino nuovo. Perché le mutazioni inglese, sudafricana, adesso veneta di cui si parla, sono mutazioni piccole della proteina spike, quindi non modificano sostanzialmente quello che è l'azione del vaccino. Quello che non so è la durata degli anticorpi. Al mondo la durata degli anticorpi. Certo. Consideri che molti dei pazienti e dei medici, degli operatori sanitari e dei cittadini che si sono infettati col Covid, molti hanno già perso gli anticorpi, però sembra che gli anticorpi indotti da un vaccino siano di durata più lunga rispetto a quelli di chi si è ammalato.
e speriamo che durino per sempre. Ringrazio Saverio Cinieri, primario di oncologia dell'ospedale Perrino di Brindisi, ma anche presidente degli oncologi italiani. Grazie mille, dottore, è stato gentilissimo e prezioso. Come sempre, laddove ci fosse una mutazione, ci faccia sapere, chiaramente ci avvisi. Se mi muto sarai tu a sapere. Perfetto, grazie mille al dottore Cinieri, grazie mille, buon pomeriggio. Noi, Bruno, resti di nuovo lì, perché queste sono tassative, deve andare in onda la pubblicità. Per forza, torniamo. Nessun giorno è uguale all'altro. Ogni mattina porta con sé un particolare miracolo. Il proprio momento magico. Il rito del caffè. Che sia al bar o che sia a casa, Caffè Fadi è sempre con te. Caffè Fadi, una bella sorpresa. Chi dorme bene vive meglio e Sonno Dolce Sonno è qualità del dormire, con una vasta gamma di prodotti di assoluta qualità, offerti sempre con il miglior rapporto qualità-prezzo. Materassi, cuscini, reti in faggio, poltrone relax e coperte in lana merinos. Solo prodotti certificati, con in più un prezioso servizio di consulenza, preventivi e consegna gratuita. Sonno Dolce Sonno, a Francavilla Fontana in via Umberto Salerno 82. Dormire secondo natura. Siamo aperti regolarmente. Per la pubblicità su canale 85, chiama o invia un WhatsApp altri. Rieccoci in studio, siamo di nuovo in diretta, credo che restiamo uniti, chiedo alla regia di confermarmelo. Siamo in diretta? Sì, dicono sì, arriva l'ok di Gianfranco Medillo che sta curando la regia, qui in studio come c'è sempre Maurizio Bruno, ma al telefono abbiamo un'altra telefonata per l'appunto, un altro telespettatore che ci ha contattato, buon pomeriggio, con chi parliamo? Sì, buonasera, sono Alessandra da Bari. Ciao Alessandra, come mai ci hai chiamato? Ciao. Allora, innanzitutto vorrei fare complimenti all'Antena Sud perché sto notando che comunque sta ben informando comunque in merito all'argomento. Grazie mille, ci proviamo. Quindi volevo praticamente dare anche la mia opinione. Io in particolare vorrei parlare in merito a quello che è un po' il tema del vaccino, in merito al quale io per esempio non sono favorevole, chiaramente, quindi sono consapevole del fatto che vado molto in disaccordo rispetto a quello. Non la penso come lei, ecco, lo metto subito in chiaro, ma chiaramente rispetto le idee altrui. Chiaramente siamo in democrazia. Assolutamente. Quello che vorrei dire nel confronto, magari prima di accusare chi comunque non è d'accordo, bisogna anche sentirne le motivazioni. Certo. Quali sono le sue motivazioni? Lei perché non vuole vaccinarsi? Quello che io vorrei dire è che per quanto riguarda il virus del Covid, essendo comunque un virus a RNA, ha la caratteristica di mutare nel tempo, quindi chiaramente finora è già mutato almeno 70.000 volte. Sì, però pare, ecco, l'abbiamo ascoltato prima, che le mutazioni comunque al momento si tratta di mutazioni che rientrano, mettiamola così, nell'immunità che ci fornisce il vaccino. Questo l'hanno detto i medici prima, non l'ho detto io, signor Alessandra, quindi voglio essere chiaro, perché io non ne capisco niente. Bisogna anche vedere quali sono i medici che vengono ascoltati, perché molto spesso in televisione ci troviamo comunque a ascoltare medici non effettivamente competenti nel caso, come ad esempio Crisanti che è un parassitologo, la Capua che è una veterinaria, piuttosto che un Burioni che è un allergologo, mentre ad esempio dottori, medici come ad esempio il professor Giulio Tauro che è un virologo, l'allievo di Sabin relativamente al vaccino della polio, stranamente noi non li vediamo mai in televisione. Perché non è facile contattare se hai il suo contatto a me piacerebbe ascoltare. Però, signora, anche lui ha ascoltato, è stato intervistato sia il responsabile del 118 del Taranto
che ha avuto anche lui, insomma, il Covid. Beh, e poi il primario è il primario dell'oncologia di Brindisi, voglio dire, sono stati, insomma... Sì, però ascolti Alessandro, io capisco che non è il virologo specializzato che ha parlato, però io una cosa la devo dire, il vaccino l'hanno fatto i virologhi, cioè, e questo deve essere chiaro, non l'ha fatto il veterinario, ecco, tanto per essere chiaro, non l'ha fatto con il suo gruppo. Le altre soluzioni, se ci sono altre soluzioni, insomma, ce lo dica. Cioè... Esiste ad esempio la plasma therapy, che comunque è stato riconosciuta in America come una cura efficace, che chiaramente deve essere fatta all'inizio della malattia. Guardi Alessandra, ascolti, il suo punto di vista è chiarissimo, ripeto, io lo rispetto perché credo nell'autodeterminazione dei popoli e dell'individuo, ecco, mettiamola così, però ripeto, io credo che per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio ruolo, il messaggio, lo voglio dire a beneficio di tutti quelli che ci stanno ascoltando, per quanto mi riguarda, non la prenda male Alessandra, il messaggio per quanto mi riguarda nella trasmissione che sto conducendo io oggi, poi ognuno, i miei colleghi anche potrebbero fare quello che vogliono, però il messaggio deve essere chiaro, io vado a vaccinarmi e consiglio a tutti di andarsi a vaccinare, questo deve essere chiaro. Sono per la libertà, per cui ognuno è libero di scegliere in base alle conoscenze che ha. Lei cosa fa Alessandra nella vita? Io sono impiegata. Quindi pure lei non è una virologa, quindi siamo, diciamo, tutto lo stesso. No, però sono testimone di virologi, come ad esempio il professor Tarro, che quindi è competente in materia. Dica di chiamarci, così parliamo anche con lui. Alessandro, io la ringrazio, voglio davvero essere chiaro, io rispetto chiaramente quello che sta dicendo lei, così come rispetto, devo rispettare le opinioni di Giorgio tutti. Palù è il presidente della Società Italiana di Virologia, quindi comunque voglio dire è più competente di lui. Proveremo a contattarlo e vediamo, insomma. Signore, i più competenti secondo me sono quei medici che in prima linea hanno vissuto da 7 mesi il virus. Gente che è anche morta, gente che è stata pure, si è pure ammalata. Mi dispiace, no, io su questa cosa, guarda, io sono, diciamo che faccio un po' il politico, voglio dire, però insomma su questa cosa, guarda, non transigo, perché sulla vita umana, io personalmente non torno sui miei passi, nel senso che io sono perché si vaccina. La cosa più grave è quando ascolto ancora qualche operatore sanitario che si rifiuta il vaccino. Ecco, questa cosa io personalmente non la condivido. Poi è chiaro che non è che non siamo il problema, stavamo dicendo prima col direttore, non si sta commentando una partita di pallone, la squadra, si sta parlando della vita umana. Allora adesso l'unico rimedio al coronavirus è il vaccino, che è stato scientificamente testato, insomma lo hanno dimostrato, lo hanno detto tanti medici. Cioè il fatto che ancora adesso, che ancora qualcheduno pensa che il vaccino non si debba fare, per me è una sconfitta, ma veramente una sconfitta, perché non chiede ancora nella scienza. Alessandra, io la ringrazio, perché ripeto, mi fa piacere comunque ricevere queste due telefonate, perché comunque in maniera educata e garbata ha espresso la sua opinione, così come noi, come io, come il consigliere regionale Bruno, esprimiamo la nostra. Ripeto, io lo dico fortemente, Alessandra, cambia idea, vaccinati. Anche perché, Alessandra, scusami, e poi dobbiamo andare avanti perché abbiamo tempi strettissimi, troppo chiudiamo. Risponderanno dei danni da vaccino, forse magari ci penserò. Assolutamente sì, però voglio dire, tante cose fanno male, anche il bacon soffritto va male, però lo mangio lo stesso. Grazie mille Alessandra, resta con noi però Alessandra, perché mentre chiedo alla regia, resta con Alessandra, perché ti rispondo anche con un contributo che ho realizzato proprio questa mattina, una scheda proprio su chi non vuole vaccinarsi, perché ci sono esponenti importanti, Bruno. Ed è a Parisi, non si vaccina. Porca miseria. Guardate la scheda. Disco, disco, dove io sono veramente io, è fantastico, super fantastico. Tutti pronti per il vaccino, o quasi, perché nonostante l'emergenza pandemica, lo zoccolo duro dei Novax resiste con orgoglio, sparso un po' ovunque nel mondo, in Europa, anche in Italia. Vaccinarsi al Covid-19 non è e non sarà un obbligo, per quanto il buon senso farebbe sperare ad un'adesione di massa alla campagna chiamata a traghettarci fuori dalla pandemia. In Germania, secondo un sondaggio, il 65% dei tedeschi vuole essere vaccinato, un numero relativamente
alto se si pensa che in Francia il 56% non intende farsi iniettare il farmaco. Solo il 13% dei francesi è certo di farlo. Si rafforza in maniera imprevedibile invece il fronte Novax sull'asse Italia-Stati Uniti. Da una parte continua a far discutere e a sorridere il fantomatico comune di Bugliano, pronto a disattivare le reti 4G e 5G in concomitanza con le prime somministrazioni del vaccino Covid. Una bufala in cui sono cascati tanti Novax nostrani che proprio in queste ore hanno trovato il supporto dell'indimenticata Heather Parisi, l'artista statunitense e autrice di opere come Cicale o Disco Bambina, ha dichiarato che lei e i suoi familiari non si vaccineranno. E fuori di dubbio, ha detto la Parisi, che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti in assoluta malafede mi definiranno Novax. Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l'ennesima violazione di un diritto inviolabile, ha detto la Parisi, lo faccio senza esitazione. Rieccoci qui dopo un attimo di disco. Io avevo 45 giri di disco bambina, se devo essere sincero, ma possiamo dirlo. Heather Parisi a questo punto, orgoglio degli Stati Uniti. Leader Novax californiana, lei ha avuto successo, i primi successi li ha avuti proprio a San Francisco. E allora prepariamoci, perché sta per arrivare la nuova puntata di USA Today. Possiamo dirlo, USA Today è l'Everest della mia carriera giornalistica, oggi ancora più preziosa grazie al collegamento, lo vedo già pronto, con Marco Bovolato, il mio corrispondente dagli Stati Uniti d'America e dalla Frisco Bay, da San Francisco, dalla California. Insomma, Marco, in California non si parlerà d'altro al momento di Heather Parisi, immagino. Assolutamente sì, molto probabilmente... Ho sempre pensato, e se chiedo ai miei colleghi di Heather Parisi qua, mi guardano sicuramente incuriositi da questo nome. Lei si è trasferita in Italia molti anni fa e chiaramente qua non se n'è più parlato. È una... Guarda un po'. Esatto, è un personaggio assolutamente italiano. Innanzitutto, scusami, mi sono appena svegliato. Buonasera Michele. Che ore sono lì negli Stati Uniti, Marco? Sono le 7:31 del mattino. Buongiorno. Ho appena bevuto buon caffè. No, oh, perfetto, ottimo. Marco, qual è la situazione lì? Si parla anche in America di vaccini, è vero? Assolutamente sì. Anche perché uno dei due presidenti si è vaccinato. Esatto, il presidente eletto Joe Biden si è vaccinato, è partita una campagna molto forte di sensibilizzazione del pubblico a vaccinarsi. Leggevo giusto prima di collegarci, leggevo un sondaggio del 22 di dicembre di Axios, che è comunque una testata molto importante negli Stati Uniti, e il sondaggio diceva che il 52% degli americani in questo momento è favorevole alla vaccinazione. È un numero molto alto. Il numero è alto ed è cresciuto comunque nei mesi, perché era molto più basso prima, e il 45% degli americani sta pianificando di vaccinarsi il prima possibile o comunque nelle prime settimane di disponibilità. Io faccio parte di questo 45%. Credi, giusto per vostra informazione. Guarda, non avevo dubbi, chissà perché, Marco, ed è importante, ripeto, lanciare questo messaggio, che arrivi dagli Stati Uniti, dalla Silicon Valley, piuttosto che da Francavilla Fontana o da Bari o da Antenna Sud, piuttosto che dalla BBC. Il rammarico di Heather Parisi che... Ecco, Marco, e qui chiaramente le parole di Heather Parisi sono parole che pesano come macigni. Credi che quanto dichiarato dalla Parisi possa andare a influenzare quelli che sono i numeri in America, negli Stati Uniti, sulla volontà di vaccinarsi? Direi di no. Magari una percentuale in Italia, direi leggermente piccola, a naso, ma non negli Stati Uniti, assolutamente. Non è un nome, non è un personaggio di cui si parla. Niente, nulla. In questi giorni, ma neanche prima, assolutamente no. Non ha molta visibilità. Come solamente due, allora. Io ieri l'ho trovato ovunque, Heather Parisi. Era su tutto, rilanciato su tutte le agenzie. Sì. Anche Burioni ha avuto da ridire. Burioni ci è andato proprio giù duro, ha detto la Parisi si ammala, si attacchi al tram. Queste sono state le parole al miele di...
di Burioni. Marco, com'è la situazione in generale negli Stati Uniti per quanto riguarda l'emergenza sanitaria? C'è la sensazione che stia passando o i numeri sono ancora preoccupanti? I numeri sono ancora preoccupanti e siamo ancora in una fase di picco. Leggevo soprattutto giù a Los Angeles, che comunque è abbastanza lontana da qua, nel sud della California, le terapie intensive sono direi prossime al collasso, ma non vorrei essere troppo pessimista. In ogni caso non ci sono buoni numeri. Leggevo stamattina in California ci sono 2 milioni e 100 mila casi di Covid, 50 mila sono di ieri e ad oggi ci sono 24.220 morti per il Covid, quindi numeri comunque importanti e comunque ancora troppo alti. Per quanto riguarda invece la situazione politica, diciamo così, cioè, vedete, Trump è ancora lì che ha deciso cosa fare? Resta, se ne va. No. Trump è un treno che sta deragliando molto malamente. Diciamo che la maggior parte della popolazione, come comunque anche le testate giornalistiche e tutti i media, riconoscono a questo punto la vincita del presidente eletto Joe Biden. Resta comunque uno zoccolo duro del MAGA, Make America Great Again, che naturalmente continua a sostenere le teorie di frode e di sciacallaggio. Il tutto voti. Senza avere prove, ovviamente. Assolutamente. Assolutamente. Ed Parisi non si è espressa ancora sull'argomento, ma aspettiamo chiaramente anche il suo parere con grande attenzione. Marco, grazie mille. Prima di chiudere, stai giocando con la PlayStation 5, sei stato uno dei primi ad avere una console. E certo. A cosa stai giocando, Marco? Sto giocando a Demon's Souls e ci sto giocando, guardavo ieri sera, 25 ore ad oggi. Non è male, grazie mille a Marco Povolato, il nostro corrispondente dagli Stati Uniti. So che tra qualche ora sarai in vacanza per qualche giorno e quindi ti auguro delle buone vacanze, ovviamente con la mascherina e col giusto distanziamento sociale. Grazie mille Marco e chiudiamo con la nostra sigla, quella di USA Today. Vediamo se va. Nulla, niente. Così a sorpresa ho voluto lanciare la sigla. Siamo quasi in chiusura, consigliere Maurizio Bruno. Abbiamo parlato di vaccini, abbiamo cercato di fare informazione, sì. Abbiamo preso anche una posizione. Sì. Possiamo farlo, non è che non dobbiamo no, la cosa poi che ci incoraggia è il fatto che i sostenitori, insomma i leader dei Novax si affidano a Eder Parisi. Questo vuol dire che è una buona... diciamo una buona cosa per noi, diciamo, per chi naturalmente... Bruno, io voglio ricordare che una volta qualcuno anni fa su Grillo disse sì. Più o meno la stessa cosa e poi Grillo insomma quindi non vorrei poi chiaramente insomma, potrebbe accadere che potrebbe Parisi accadere. Tra qualche anno sia leader del primo partito in Italia, penso che alla fine ecco la scienza e soprattutto tutti coloro che sono impegnati in questo momento a dimostrare quello che è il vaccino e che cosa naturalmente può portare insomma. Io penso che alla fine poi la popolazione incomincerà a capire sempre di più insomma, la valenza del vaccinarsi. Su questo non ho dubbi. Prima di chiudere chiedo alla regia, avevamo altri contributi, ma chiaramente per questioni di tempo abbiamo dovuto un po' stringere, però credo che valga la pena ascoltare quelle che sono state le parole di Arturo Oliva, il presidente dell'Ordine sì. dei Medici di Brindisi, che proprio nella giornata di ieri pure lui si è vaccinato. Certo. Ascoltate. Voglio ricordare soprattutto le vittime che hanno combattuto a mani nude il virus con senso di responsabilità. Non sono stati eroi, sono stati medici e operatori sanitari fino in fondo. Quindi oggi abbiamo l'opportunità di mettere non uno, due piedi nel campo avversario e finalmente lottare ad armi pari. Quindi una chiamata alle armi, cioè nessuno può sottrarsi alla vaccinazione. Un messaggio anche ai cittadini, a chi ancora si sta informando, a chi magari è circondato da tante notizie a volte contrastanti. Cosa possiamo dire di certezze su questo vaccino? I cittadini devono essere tranquilli, devono fidarsi della scienza. Il fatto che oggi noi siamo qui e io rappresento l'Ordine
Sono anche un medico che lavora in un ospedale Covid. Io lavoro al Perrino e dico ai cittadini che devono fidarsi, devono essere tranquilli. Questo vaccino è un vaccino tranquillo. Parole pure queste, forti, importanti. Stiamo prendendo posizione, perché poi se c'è un fronte dei Novax, certo, non vedo per quale motivo non si possa creare un fronte dei Sivax. Sì. Ecco, diciamolo con forza, anche perché prima di chiudere, davvero abbiamo i secondi contati, ma oggi abbiamo 645 nuovi contagi da coronavirus in Puglia, in regione, su 4.147 test effettuati. Ma il problema è che ci sono anche 47 morti. E allora, effettivamente, come diceva prima Bruno, ma come hanno detto i tanti ospiti che sono intervenuti oggi, non sarà obbligatorio, che bella che è la libertà, certo, evviva Disco Bambino e Cicale, ma vogliamo dirlo, vacciniamoci e vaccinatevi. Allora, è davvero tutto per questa puntata di Restiamo Uniti. Io ringrazio il consigliere regionale. No, se posso solamente l'ultimo minuto. Ecco, vorrei insomma che questa trasmissione insomma si parli in prospettiva anche, forse una delle categorie più disastrate in questo periodo, che sono non solo i titolari delle palestre, ma i tanti istruttori che all'interno vivevano, che non riescono a portare avanti veramente la baracca. Questa è una delle categorie che sta soffrendo tantissimo. Raccolgo l'appello. Perché, ripeto, è gente che non solo ha studiato, ha speso tanti soldi per fare corsi, e da oltre 4 mesi che sono completamente chiusi. Ecco, è una di quelle categorie che non si riesce neanche a trovare una soluzione per aiutarle. Questa è la cosa, è un dramma. È un dramma della politica, ma è un dramma anche per queste famiglie. Ecco, non se ne parla, perché di solito si parla di tante altre figure che nel bene e nel male comunque hanno lavorato con zona rossa, queste figure, queste persone, l'istruttore delle palestre, ecco, non vivono veramente da tanto tanto tempo. Ecco, la cosa più importante, quella di poter portare qualche cosa a casa per le proprie famiglie. Raccolgo l'appello, ne farò una battaglia, questa è una promessa, e questo era Restiamo Uniti anche a Natale. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione e un buon proseguimento.